Vado. Allora, il bello di questo caricabatteria rapido è alimentatore stabilizzato da 20 ampere, ma anche da meno si può, il più e il meno. Ok. Allora, il bello è quello che una volta scelti i programmi, ed è anche molto semplice da poter variare tutti i dati, questo ad esempio è la LIFE da 1,4 che io ho sulla macchinina, quindi prendendo questo cavetto e collegandolo, sì, buonanotte, bene, e basterà spingere start una volta, lo tenete premuto, gli date l'ok e lui inizia a caricare la macchinina. Non c'è più bisogno di cambiare. Il bello di questo è che non c'è più bisogno di cambiare. Io ad esempio ho la LiPo da 14,8 come avviatore, quindi lascio il cavetto, lo collego, metto sotto carica, tengo premuto, do l'ok e mi parte pure questo. Voglio caricare la mia radio. Ovviamente voi le batterie che avete nella vostra macchinina, nel vostro avviatore, nella vostra radio, eccetera eccetera, sono sempre quelle, bene o male. Ecco perché io dico che questo è molto comodo. Questa è una LiPo da 11,1, la mia è una LiPo da 2500. La collego, spingo lo start e siamo di nuovo, è partito, dai lo start e lui parte e sta caricando tutto assieme. Cos'è la praticità di questo carica batterie multi? Per la semplice ragione che una volta che avete impostato il vostro tipo di batteria non incorrerete più nel problema di sbagliarvi. Non è la prima volta che capita che senza volere si vada a caricare una LiPo da 11,1 lasciando i dati della vecchia o mettendo degli amperaggi più alti e quindi magari facendo sì che questa qua esploda. Diciamo che così è tutto più semplice, il costo non è alto. Poi ad esempio quando vorrete fare le regolazioni, qua c'è scritto tipo di batteria. Adesso in questo momento qua abbiamo un tipo di batteria, noi giriamo, cerchiamo il nostro, il piombo, l'ILO, non so che cazzo di batteria è questa qua, le normali, e da qui possiamo andare avanti, e cercare di dargli i dati che noi vogliamo, i 1000 ampere, questa qua in questo caso è una LiPo, il voltaggio. Quindi una volta che noi abbiamo trovato e programmato il nostro tipo di batteria, non dovremo più tornare ogni volta a ridare i dati nuovi, perché come potete vedere, io in questo caso qua sto caricando qua sotto delle LiFE, qua sto caricando delle LiPo da 14 volt e passa, e qua delle LiPo, quelle della radio, da 2500 mAh, 11,1 volt. Quindi diventa tutto più semplice e soprattutto non incorrerete in errori. Per alimentare questo caricabatterie è necessario un alimentatore. Un alimentatore come quello che abbiamo sul sito da 20 ampere fa, non avrà mai un problema. Comunque bastano anche degli alimentatori da 14-15 ampere. E ovviamente quando andrete ad attaccare tutte le batterie assieme ci sarà un certo sforzo. Detto questo, finito.